dicono tu ci hai sempre ragione, o grazie, c'è sempre ragione, no? Ma dicono rubano tutto, così le ignoranze dicono e opera. Dov'è che si insidia e su quali appunto su che cosa fa piede, si installa questo revisionismo, questa equiparazione? E credo che sia la cosa più insidiosa, perché si appoggia a un senso comune anche italiano, no? Opportunista, un po' vigliacco, e il discorso sono tutti uguali. C'è gli organi della borghesia, mi riferisco in particolare al Corriere della Sera, per esempio, che da anni è impegnato in una campagna sistematica che non dobbiamo sottovalutare contro la resistenza. Naturalmente non possono più sostenere che il loro punto di vista è migliore, perché è una posizione insostenibile. E allora devono sostenere che sono tutti uguali. Quindi come erano tutti ladri al tempo di Craxi, erano tutti assassini al tempo della Seconda Guerra Mondiale. E di questi giorni la campagna vergognosa contro Primo Levi e la sua Brigata Partigiana, perché fucilarono due persone, no? Come se la resistenza fosse un pranzo di gala e si faceva con i confetti e i fiorellini. Ecco, questa idea di sono tutti uguali, secondo me, è la vera carta che giocano le forze reazionarie contro la memoria. E chi non ha memoria non ha futuro. È stato ricordato nel corso del dibattito da un compagno che i nazisti mettevano molta cura nel distruggere le tracce, no? E anche Primo Levi ricorda che gli dicevano: tanto nessuno crederà al vostro racconto. Oggi chi si rende complice della cancellazione della memoria della differenza, della radicale differenza tra chi era per la libertà e la democrazia e chi era per il nazifascismo, in fondo realizza il progetto nazista, no? Di cancellare la memoria di ciò che è stato. E se si cancella la memoria di ciò che è stato, questo passato ritorna. Ritorna nella forma, certo, non del fascismo con l'orbace della camicia nera, ma per esempio del presidenzialismo, un uomo solo al comando, oppure il razzismo diffuso quotidiano che viviamo nelle nostre città verso gli immigrati, verso i diversi. Quindi mi sembra una battaglia ideale e culturale di enorme significato politico che riguarda soprattutto la tua generazione, perché anche questo l'ha detto bene il presidente dell'ANPI, è la generazione che in fondo è nata dentro il berlusconismo, no? Come la generazione della resistenza aveva il problema di gente che era nata durante il fascismo e non aveva visto altro. Io ho capito stamattina, confesso, non ci avevo pensato, che i ventenni di oggi non hanno visto altro che Berlusconi. Grazie per questi interventi tutti quanti, di Aldo che ci ha parlato, ecco così, della nostra storia che ci tocca, le nostre porte, del territorio nostro che ci appartiene, propriamente. C'è anche il bellissimo intervento di Raul che ci ha riportato più verso l'attualità, ma entrambi hanno sottolineato questa esigenza fondamentale di difendere i valori della resistenza, perché, come hanno detto bene, purtroppo in questo momento sembra che noi ci troviamo di fronte ad un periodo della storia in cui c'è la fine di tutte quante le ideologie, la fine di tutti quanti i valori. Almeno è questa la versione dominante, diciamo, che ci viene raccontata da chi ha il controllo dell'informazione, di chi ha il controllo delle televisioni, dei media. Evidentemente non è così, perché dietro questa fine delle ideologie è il terreno in cui invece sguazzano elementi di neofascismo striscianti che possono presentarsi sotto tante forme. Noi assistiamo sia a risorgere di formazioni neofasciste che purtroppo in momenti di crisi sono i momenti in cui fanno più presa sulla società, perché di fronte appunto alla crisi si produce quella lotta tra poveri, no? Di fronte a queste durezze, quel terreno fertile in cui può crescere il razzismo strisciante nella società, un rifiuto, al posto di individuare una soluzione collettiva all'uscita da questa crisi, si crea un conflitto purtroppo in una guerra tra poveri. E giustamente, come ha ricordato Raul, spesse volte questi elementi neofascisti fanno anche comodo, perché in determinati contesti in cui cresce magari il movimento di opposizione sociale, fascisti fanno sempre comodo per fermare, per bloccare questi fenomeni, diciamo, di resistenza popolare. Perciò vengono usati contro il movimento studentesco, vengono fatti andare nelle manifestazioni, vengono lasciati indisturbati dentro le scuole e soprattutto c'è lo scandalo di istituzioni
che concedono spazi pubblici, sedi pubbliche, per esempio a Roma la sede di Casa Pound, insomma, penso sia uno scandalo di rilevanza nazionale perché è un palazzo dal valore di milioni di euro che è concesso ad un'organizzazione esplicitamente mussoliniana.